È un trapper. È Lil Cow. Basta, c'è poco da dire e da fare, ragazzi. È perfetto. Ciurma, prima di iniziare vi ricordo che questa sera alle 20.00 sono in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Naturalmente se siete noi vi invito a lasciare poi il follow e se potete fare anche la sub o abbonamento, che è la stessa cosa col Prime. E detto questo, io vi lascio il video, buona visione. Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video della Vanilla Multiplayer. Oggi ragazzi, da come avete letto dal titolo, finalmente faremo la nostra farm di manzo, che ancora non ho deciso che nome dargli, perché abbiamo il pollettino rinforzante, ma ancora non so che nome dare al manzo. Sotto a questo video avete dato un sacco di consigli, un sacco di commenti, ma sono ancora indeciso. Quindi quasi quasi andremo a scegliere insieme il nome questa sera in live su Twitch. Quindi mi raccomando ragazzi, alle 20 non mancate su Twitch, link come sempre in descrizione e anche nel primo commento. E soprattutto raga, finalmente sono uscite le nuove magliette. Eccole qua, abbiamo le felpe, magliette con questo disegno veramente bellissimo. Naturalmente sono anche le collanine, quindi potete prendervi anche le collanine con il simbolo. Insomma, ci sono tante cose veramente carine. Come sempre il link dello shop in descrizione. E soprattutto con il codice sconto pirata avrete il 5% di sconto extra. Prima ragazzi di iniziare a fare questa struttura e di prendere tutti gli oggetti necessari, vi ricordo una cosa sulle mie texture pack, ovvero che adesso potete tutti quanti scaricarla nel link che trovate in descrizione, ovvero subs.emerald.net. E come detto, per ora possono soltanto scaricarla chi è abbonato al mio canale Twitch. Perfetto, allora ragazzi, per prima cosa abbiamo bisogno di un sacco di legno, legno di spruce. Quindi cosa facciamo? Andiamo verso casa di Andre e come sempre lo rubiamo da lì. Ma in tutto questo io ancora non vi ho detto il numero di mi piace da superare. Beh ragazzi, allora cerchiamo di superare, superiamo ragazzi i 10.000 134 like. Perfetto, grazie Minecraft che mi consigli sempre numeri a random con i miei oggetti in inventario. E ragazzi, come sempre, ci vediamo adesso, tra poco, appena finisco di raccogliere tutto questo legno. Perfetto ciurma, abbiamo preso tutto il legno. Cioè, quest'albero era gigantesco ragazzi. Abbiamo uno stack 44 di spruce wood. Ho sentito un arg. Chi è che mi chiama? Che ci fa? Calmissimi. No, anzi, vi lascio stare lì. Non voglio avere i bad omen adesso. No ragazzi, finisce sempre tutto a schifo. Quindi niente bad omen per oggi. Allora ciurma, prendiamo un pochettino gli oggetti che ci serviranno oggi. Allora, per fare la farm servono in realtà pochi oggetti. Due dispenser, della lava, dell'acqua, le mucche naturalmente, delle trapdoor per abbellire tutto quanto, dei blocchi della costruzione, del vetro e degli hopper. Insomma, quattro blocchi in croce ragazzi, sono blocchi semplicissimi da ottenere. Quindi prima di fare casomai ragazzi la farm, che la faremo interna a una casetta, facciamo intanto la casetta, così possiamo riadattare la farm alla casetta stessa. Ho fatto un giro di parole incredibile e per la prima volta dopo tanto tempo prenderò i scaffolding. Voglio un like soltanto per questo ragazzi. Finalmente vi ho ascoltato e accontenterò finalmente le vostre preghiere. Da oggi utilizzerò sempre gli scaffolding per buildare. Tanto me lo dimentico. Allora intanto trasformiamo questo legno. Perfetto. E ragazzi, ho un'idea. Allora possiamo fare una casettina dove andiamo a mettere praticamente, ecco, l'oak wood, questo qua. Quindi posso usare diciamo questo legno per fare qualche sfumatura. La casettina non la vorrei fare troppo grande. La facciamo tipo, non so, un 8x8, visto che comunque la farm, se mi ricordo bene, ha una dimensione pari. Quindi sono due blocchi, quattro blocchi più o meno. Quindi l'entrata della casettina deve essere pari, non dispari. Quindi ci sta a fare una casettina 8x8. Mi sono scaricate le cuffie. Allora, per la farm, ciurma, pensavo di farla più o meno in questa direzione, cioè farla in questo punto dietro la farm appunto di villagers. Quindi possiamo volendo farla anche leggermente attaccata alla collinetta. Basta che abbiamo uno spazio almeno un 8x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo, vediamo. Possiamo casomai levare questi fiorellini, mettere della grass qua. Ok, spegniamo tutto. Ragazzi, è bene o male come spazio dovremmo esserci. Quindi possiamo fare adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, anzi no, aspettate, 7. Mi sono perso, ok, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ragazzi, ci siamo. La grandezza sarà questa qua, l'entrata poi sarà qui naturalmente. Perfetto, ora incominciamo, facciamo anche, non so, facciamo intanto una piccola struttura per la casa. Quindi incominciamo intanto a fare tutto il contorno e vediamo un pochino adesso come fare. La pensiamo proprio sul momento. Shuruma mi sta venendo un'idea bellissima. Possiamo fare in questo modo, ovvero che, visto che qua abbiamo i villagers vicino, possiamo fare che i villagers hanno creato una casettina a forma di mucca, dove all'interno c'è la farm di mucche. Quindi possiamo farla appunto come se fosse una testolina di una mucca, volendo. A questo punto possiamo farla un 8x8x8. Però siamo a 6 d'altezza 5, io non lo so adesso, aiuto. 6, 7, 8. Dovremmo avere in questo modo un 8x8x8. Spero di non far casini, come sempre, naturalmente. Vediamo un pochettino se esce come la sto pensando, perché se no, ragazzi, diamo fuoco a tutto. Ok, è un 8x8x8? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì, ragazzi. Bene, a questo punto, visto che dobbiamo farla a forma di mucca, abbiamo bisogno di altri oggetti per decorare dai tutti i vari dettagli, perché ora così abbiamo fatto soltanto, diciamo, la pelle della mucca. Mancano gli occhi, bocca e basta. Quindi mancano pochi dettagli. Allora, per gli occhi va benissimo tipo della lana nera e la facciamo subito. Perfetto, e gli occhi ce l'abbiamo. Ci serve anche naturalmente la lana bianca, la prendiamo. Per fare casomai qualche sfumatura possiamo utilizzare la terracotta di color ciano, ci sta come idea. E possiamo prendere per la parte davanti anche della diorita, quella polished. Della lana grigia si può fare. Si può fare, diamo altre sfumature. E prendiamo anche dell'andeside, sempre del grigio, per dare altre sfumature. Vediamo un pochettino cosa uscirà fuori, ho paura. Bene, andiamo subito a buildare tutto quanto. Allora, la prima cosa da fare, ragazzi, è creare, diciamo, il muso della mucca. Quindi possiamo iniziare a fare già una cosa così. Poi possiamo prendere la terracotta ciano, mettiamo una qua, un'altra qua, e prendiamo l'andeside e la mettiamo sotto. Ok, possiamo a questo punto spaccare un pochettino di legno di spruce per dare altri dettagli e useremo appunto l'oakwood per dare i dettagli extra. Quindi comincio adesso con delle sfumature di marrone e poi passo a delle sfumature di grigio. Perfetto, andiamo a mettere, ragazzi, questi blocchi e ci siamo. Ora dobbiamo fare gli occhi, naturalmente. Ah, finalmente usiamo gli scaffolding. Perfetto. Allora, per gli occhi, ciurma, io farei la seguente cosa. Andiamo a mettere qua della polish di diorite e qua sotto facciamo poi la pupilla nera. Tipo così. Cos'è il blocchettino? Stai bene? T'a posto? Quel blocchettino sta un poco male. Possiamo però fare una cosa. Mettere qua dentro questo qui per dare casomai un pochettino di sfumature in più. Oddio, non lo so. Proviamo a fare anche l'occhio dall'altro lato e vediamo un pochettino come esce fuori. Quindi andiamo per di qua. Prendiamo ancora le nostre bellissime, i nostri bellissimi scaffolding. Bell'albero. Grazie. Ok, mettiamo di nuovo la pupilla nera e possiamo mettere questa qua dentro. Vediamo un pochettino adesso se già leggermente assomiglia a una mucca. Sta iniziando a prendere forma. Certo, l'alberello messo qua non ci sta, dobbiamo abbatterlo. Al massimo lo spostiamo, ne facciamo un altro accanto. Rip alberello. Bene, come vi stavo dicendo, le mucche hanno anche qualche sfumatura grigia, naturalmente. E possiamo farlo già attorno all'occhio. Quindi possiamo fare tipo una roba così e andiamo a mettere qua. Ok, casomai ne mettiamo un altro qua, volendo. Sì, ci sta. E uno sotto all'occhio, tipo qui. Allora, con le sfumature grigie ci siamo. Possiamo invece passare ancora alle sfumature marroni. Quindi possiamo andare a creare qua qualche altra piccola sfumatura. Quindi facciamo tipo così. E facciamo tipo una roba simile, raga. Oddio, non lo so. Cioè, secondo me ci sta a mettere anche qualche blocchetto a caso. Tanto per dare sfumature a random, insomma. Però rende tutto piatto piatto. Ok, un attimo dall'esterno. Beh, assomiglia già in parte a una mucca. Raga, ma se gli facessimo dei capelli gialli? Raga, facciamo una mucca trapper? Devo subito fare della lana gialla, ragazzi. Ho bisogno di lana gialla subito. Raga, facciamo il cao oggi. Facciamo il manzo trappante. Oddio, mi serve per forza anche della lana rossa. Ho un'idea bellissima in mente, ciurma. Aiuto, lampo di genio. Allora, lana rossa, ce l'abbiamo. Mi serve la lana gialla. Ho il colorante giallo, devo rendere delle pecore gialle. Instant pure. Voi diventate subito gialle e mi date la vostra lana. Dov'è il fine della mia cesoia? Ah. 3 hours later. Ragazzi, ecco il cao. Manca un dettaglio. La lana rossa. E gli mettiamo tipo qua appunto tutto attorno. La lana rossa, come se fosse una specie di mega tatuaggio. E secondo me è tanta roba. E ci sta da Dio. Vediamo un pochettino. Oh yes. Raga, è un trapper.
È Lil Cow. Basta, c'è poco da dire e da fare, ragazzi. È perfetta. Adesso possiamo passare un attimo adesso alla farm. Quindi, incominciamo subito col prendere alcuni oggetti di decorazione che ho preparato. Mettiamo qua degli smoker, che ci sta. E adesso, ragazzi, andiamo a creare la struttura della farm. Prendiamo degli stone brick e incominciamo a fare una base che deve essere così. Praticamente questa qui è la base, dove a dire la verità ci spacchiamo e andiamo a mettere già due barrel. Ne mettiamo uno qua e un altro qua. Prendiamo un hopper e lo mettiamo qui. L'altro hopper sinceramente non ci serve, quindi lo posso posare per ora qua dentro, se abbiamo l'inventario più libero. Dopodiché mettiamo un blocchettino qua e andiamo a mettere qua accanto un gate. E mettiamo un altro gate qua sopra. Continuiamo il muretto qua dietro, così. E adesso, ragazzi, a questa altezza mettiamo un dispenser. Un altro dispenser verrà messo qua sopra. E quindi qua continuiamo. Ora, qui invece dobbiamo mettere un pistone appiccicoso, che è l'unica cosa che mi sono dimenticato, che vado adesso subito a prendere nel nostro magazzino. Spero di non essermi dimenticato nulla, ma quanto è bello. Raga, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Allora, ciurma, qua dentro metteremo della lava. Qui invece metteremo dell'acqua. E qua metteremo un pistone. Adesso mettiamo qua brick e brick. Ho qua due bottoncini e ne mettiamo uno qua e un altro qua. Così questo farà così, mentre quest'altro attiverà la lava, che adesso andiamo a levare subito, perché sennò pia tutto fuoco. Poi prendiamo del vetro e lo mettiamo qua davanti, così. E ragazzi, chiudiamo adesso tutto quanto. Perfetto. Una cosa che mi sono dimenticato sono le scalette per salire sopra. Altra cosa invece importantissima, ciurma, è che dobbiamo mettere un blocco qua e un altro blocco qui. Ottimo. Poi qua, visto che abbiamo l'acqua, andiamo a mettere adesso un altro bottoncino. Opla, e lo mettiamo qua. Questo bottoncino attiverà l'acqua, perfetto. E qua dietro adesso andiamo a mettere le scalette. Possiamo mettere anche qualche ghirigoro, che appunto sono sempre delle trapdoor, volendo. Le possiamo mettere, che ne so, così, tanto per abbellire un pochettino tutto quanto. Secondo me non è assolutamente male come idea. Sbam, perfetto. E mettiamo anche un'altra qua. Casomai possiamo mettere anche qua per nascondere il pistone. E questa qui per sé sarà la trappola. Casa delle mucche. La casa lussuosa delle mucche. Ho preso anche delle balle di fieno, così possiamo riempire qua dietro con delle balle di fieno, tanto per abbellire un pochettino, ragazzi. Tipo andiamo a mettere un pochettino qua dietro, così che spuntano. Va, perfetto, secondo me ci sta. Tutte le altre balle di fieno le posso mettere invece qua dentro, dove in realtà metteremo noi del grano. Quindi anzi, trasformiamo queste balle di fieno, sbam, subito in grano, che ci servirà poi per brindare le mucche. Ora, ragazzi, di per sé la farm è finita. Al massimo possiamo fare qualche carpet bianco, opla, e li possiamo mettere qua a terra, così come abbellimento. Ma che perfetto. Volendo craftiamo anche una crafting e la possiamo mettere... Mi piace. Bellissimo. Ci sta. Ok, abbiamo le scalette, ragazzi, e let's go. 1, 2, 3, 4 e 5. Noi dovremmo salire poi per di qua e ora c'è la parte difficile, mettere le mucche qua dentro. Come faremo, ragazzi? Bella domanda. Dobbiamo fare adesso una scaletta in legno o anche volendo in brick, che in realtà parte da qui, tipo, sale per di qua, gli facciamo fare un giro così e le mucche le porteremo qua sopra e le faremo cadere qua dentro. Le possiamo portare in due modi, o attirandole con del grano oppure con i razzi. Noi per fortuna abbiamo qualche mucca che sono anche abbastanza vicine, quindi ci metterò relativamente poco a portare le mucche là dentro. Ma cosa cacchio suoni? Come ti permetti? Oh! Maleducati. Guarda che mi si arrabbia il Babbo Natale, ti picchia! No, gli si è rotto un braccio. Bene, ciurma, dove hai portato qua dentro qualche mucca? Cosa facciamo? Prendiamo il bottoncino, le mucche verranno a galla, gli diamo da mangiare, in questo modo fanno tutti i cuccioli. Perfetto, dopo che non ci saranno più cuoricini, ripremiamo il bottoncino. Dopodiché scendiamo giù e come vedete già qualche baby mucca finisce qua dentro. Noi cosa facciamo? Cassone, premiamo questo bottone in modo che spinge le altre. Ottimo, le mucche adesso non possono più salire per di là. E appena cresceranno, cosa possiamo fare noi? Basta che premiamo per questo bottone e appunto le mucche grandi verranno poi cotte e avremo il loro drop qua dentro. Adesso aspettiamo che queste mucche crescano e vi mostro la farm che funziona. Perfetto, ragazzi, alcune mucche sono cresciute. Ne ho blindate adesso delle altre. Infatti abbiamo quelle piccoline che sono nuove e adesso abbiamo invece quelle di prima che sono cresciute. Cosa facciamo? Premiamo questo bottone. Perfetto. E ragazzi, andiamo a ripremere. E sbam, ecco qua che abbiamo appunto la carne cotta e anche della pelle. Ottimo. Purtroppo non è una farm automatica con quelle dei politini rinforzanti, è semi-automatica. Però comunque ogni tanto quando passiamo per di qua, basta premiamo il bottoncino e avremo per l'appunto del manzo trappante.
Sceglieremo questa sera, ragazzi, alle 20.00 in live il nome, finalmente, tutti quanti insieme. Ecco, non ho messo anche il tappetino. Bene, ciurma, a questo punto non vedo l'ora di leggere i vostri commenti per sapere cosa ne pensate di Vilcao. Nel 2020 uscirà il suo primo singolo. Detto questo, quindi ancora lasciare un mega mi piace, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale così non vi perdete nessun altro video che uscirà in futuro. Tanto ragazzi, come sapete, esce un video al giorno, sempre alle 14, quindi domani, mi raccomando, non mancate tutti quanti qua alle 14 sul canale. Per adesso ci becchiamo questa sera alle 20.00 in live su Twitch, link in descrizione. Ragazzuoli, dal vostro capitano e Vilcao è tutto, a domani, ciao a tutti! Ciurma, ma guardate che cosa strana, quando mangio il manzo trappante fa...